Ciao a tutti ragazzi, sono Pesca92, bentornati sul mio canale, siamo di nuovo su Elden Ring. L'altra volta abbiamo fatto la quest di Irina di consegnare la lettera al padre e una volta che consegniamo la lettera al padre e ritorniamo da Irina, Irina purtroppo è qui. Da notare, e mi sto accorgendo adesso, a parte che lei è morta, comunque troverete il padre qui che la piange e che dirà che la vendicherà, che troverà chi ha fatto ciò. Vedete che c'è questa spada semicurva e sicuramente sarà un indizio su chi l'ha fatto. Però una volta che riposate al falò e ritornate qua, il padre non c'è più, quindi effettivamente ha avviato la ricerca, sembra aver avviato la ricerca per vendicare la figlia. E questo è quanto. Ora vediamo dove possiamo andare a fare danni. Quasi che proverei questa galera. Ci voglio provare. Anche se con 5.000 anime, insomma. È un po' un rischio, eh. Guarda che va. Io lo so come va a finire, che le perdo perché crepo, sicuro. Che u. Questo è successo. Ah, qui c'è. Ok. Secondo me non c'è nessuno qui. Infatti, non c'è nessuno. Allora, proviamo, esaminiamo. E mi fai gesti, sempre gesti. Entrare nella galera eterna. Perché uno dovrebbe entrare in una galera? Ma facciamolo, prego. Andiamo a morire. Ok. Cosa c'è lì? Oh mio Dio. Cosa? Cavaliere Limiere Darwill. Non posso nemmeno evocare. Beh, fantastico. Bello il moveset, poco bello che metta sanguinamento. Aia. Ok, no, pensavo che veniva addosso a me, invece no. Non mi aspettavo una boss fight così. Aia. Vediamo se. Ma ti fa male, eh? No. Aia. Ok, se mi prende mi fa male. Molto male. Molto male. Molto male. Tra l'altro ho un vario. Allora, state di Marico, ok. Ho un vago ricordo. Mi sembra di aver visto una cosa del genere, però ho un dubbio. Forse ce n'è più di una. Con questi vermi qua. Ma. Allora, è fattibile, dai. Ci sta.
Dov'è? Ok. Vieni, caro. Ok, se fa quello posso attaccarlo. Molto bene. Ok. Mamma mia, quanto aggressivo. Allora, è rapido nello spostarsi, ma devo dire che gli attacchi sono abbastanza schivabili. Bisogna vedere se cambia il moveset di mosse. Ah, questa mi ha fatto malissimo, eh. Dai. Ragazzi, lo cambia, lo cambia. È più veloce rispetto a prima. Sembra, almeno. Basta. Basta. Dai, dai. Se non mi prende... No. Allora, non devo fallire. Dai. Eccolo. Eccolo. Sì. Grande, grande. Zanna del Limiere. Cos'è? Attorno su? Sono tornato su. Zanna del Limiere. Eccola. Non posso equipaggiarla. Mi manca forza e destrezza. Consente di sferrare micidiali attacchi aerei. E questo è interessante, però. Abilità unica, destrezza del limiere. Colpisce verso l'alto con la zanna del limiere, sfruttando lo slancio per seguire una capriola all'indietro e allontanarsi dal nemico. Seguita da un attacco potente, attiva l'abilità passo del limiere. È molto interessante. Molto interessante. Molto bene, ragazzi. Fatta questa galera e trovata la spada del limiere, come sempre vi consiglio di iscrivervi al canale. Se il video vi è piaciuto mettete un like e seguitemi sugli altri social se vi va. Mi trovate su TikTok, Instagram e Facebook e lì trovate altri video, anzi gli stessi video di YouTube in realtà. Però a volte metto anche magari immagini inedite che su YouTube ovviamente non troverete. Quindi ci vediamo al prossimo episodio e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!